Ciao a tutti ragazzi, allora prima di iniziare vi voglio ricordare come al solito la mia collaborazione con Ozone Maps. Se volete dare un'occhiata ai loro meravigliosi oggetti a tema travel, in particolare alle loro mappe, potete farlo e se acquistate qualcosa potete utilizzare il mio codice sconto Bits from the World per avere il 10%. Allora, l'argomento di oggi è molto particolare, mi sta particolarmente a cuore, perché vi voglio parlare di una nazione che probabilmente la maggior parte di voi non hanno mai pensato neanche lontanamente di visitare, anzi magari pensate che non si possa neanche visitare, neanche volendo, e invece si può. È uno dei miei più grandi desideri di viaggio e so che è molto strano per la maggior parte di voi ed è la Corea del Nord. Vi chiederete perché mai io voglia visitare la Corea del Nord. State tranquilli, rasserenatevi, perché io ovviamente mi dissocio completamente da qualunque cosa che sia una privazione della libertà e soprattutto mi dissocio da un tipo di governo come quello nordcoreano. Ma allo stesso tempo è innegabile il fascino assoluto che questa nazione abbia nel mondo. E quindi vi voglio presentare alcuni libri, perché in realtà ne ho molti altri, ma ne ho fatto una piccola selezione per categorie diverse, per affrontare, diciamo, se volete capire e conoscere di più di questo paese, lo potete fare in un modo abbastanza leggero da una parte e più serio dall'altra, però appunto affrontando delle tematiche che magari non avete mai compreso. Infatti, invece di leggere un noiosissimo libro di storia o di economia riguardante la Corea del Nord, che secondo me io ne ho letti parecchi, perché appunto questa mia fissazione della Corea del Nord affonda ormai le sue radici nel tempo. Sono ormai 5 anni circa che approfondisco e leggo tutto quello che viene scritto a livello sociologico, soprattutto della Corea del Nord, e quindi fondamentalmente ho fatto una piccola selezione di cose che sono assolutamente folli e che possono aiutare a comprendere la realtà di un paese di cui non si sa niente, perché di fatto la Corea del Nord è il paese più misterioso del mondo e il paese meno turistico del mondo. Come si fa a visitarla? Apro una piccolissima parentesi: si può visitare la Corea del Nord solo ed esclusivamente con dei viaggi organizzati da tour operator che sono ufficialmente riconosciuti dal governo nordcoreano, e si può fare soltanto quindi nell'ambito di un viaggio di gruppo e soltanto perennemente accompagnati da una guida locale, guida, che sta sempre con il gruppo, vietando al singolo individuo di poter andare in giro. Però volendo si può fare, vi faranno vedere quello che vi vorranno fare vedere, ma se volete avere una finestra su questo mondo è l'unico modo. Senza indugiare oltre, io vi consiglio una selezione di testi che vi possono aiutare a approfondire le questioni. Il primo di tutti, perché è il mio preferito, perché è la follia pura ed è una storia vera, è una produzione di Kim Jong-il. Kim Jong-il, se non lo sapete, è è stato il governatore intermedio fra Kim Il-sung e Kim Jong-un. Quindi, fondamentalmente, è il padre di Kim Jong-un e a sua volta figlio di Kim Il-sung, che è stato il fondatore della Repubblica Democratica di Corea. Perché si chiama una produzione Kim Jong-il? Perché il dittatore cosa ha pensato bene di fare negli anni 80? Ha rapito. E non sto scherzando, adesso sto cercando di ricordare i nomi: Shin Sang-ok e Choi Eun-hye. Chi sono? Erano rispettivamente una coppia di coniugi, di cui lui era uno dei più grandi registi della Corea del Sud, mentre lei era una delle più amate attrici della Corea del Sud. Cosa ha pensato bene di fare Kim Jong-il? Di farli rapire, di portarli in Corea del Nord e convincerli a girare dei film per la Nord Corea, perché Kim Jong-il era un grandissimo appassionato di cinema. Si è scoperto nel tempo che, nonostante tutto l'odio per gli Stati Uniti, per l'Occidente, per il capitalismo, lui era uno dei più grandi collezionisti al mondo di film, e anche di film americani, di film europei. Questa cosa è sempre stata, cioè, eccezionale, se ci pensate. E lui cosa ha pensato bene di fare? Siccome voleva rivitalizzare il cinema nordcoreano, ha deciso bene di rapire questi due registi, cioè questo il regista e l'attrice, per fare dei film nella Nord Corea e fare in modo che i film nordcoreani potessero essere presentati ai festival internazionali, cosa che in quegli anni era avvenuto. Ovviamente come? Convincendoli con minacce e altri sistemi, con il solito sistema del bastone della carota, di non dire al mondo che erano stati rapiti, ma che erano andati volontariamente in Corea del Nord. Quindi cioè, non so se avete ben chiara la follia della cosa. E questo testo racconta tutta la vicenda dei tentativi di fuga, dell'accondiscendenza, dei film che sono stati realmente presentati nei festival internazionali, della successiva fuga e di tutto questo che segue. Io vi dico anche che di questo libro è stato tratto anche un documentario che potete trovare su Netflix, quindi
Nel caso potete anche vedere il documentario, ma io ragazzi ve lo consiglio caldamente perché è veramente un libro super interessante, una finestra super interessante sul mondo della Nord Corea ed è interessantissimo, quindi super consigliato. Passiamo a un argomento invece più stringente, perché ci sono, vi consiglio, tre libri, che sono, ce ne sono anche di più, però questi sono i tre secondo me più interessanti, che riguardano le fughe, cioè come i cittadini nordcoreani sono riusciti a fuggire dalla Nord Corea e sono riusciti a raggiungere bene o male una vita normale. Vi dico da subito che tutti gli esuli nordcoreani devono fare tutti uno stesso, un medesimo passaggio. Siccome i confini con la Corea del Sud non esistono, perché c'è la zona demilitarizzata, che è anzi uno dei confini più militarizzati del mondo, quindi è impossibile passare da lì, l'unica opzione che hanno i nordcoreani per fuggire è passare dalla Cina. Problema, la Cina è un'alleata della Corea del Nord e non riconosce i nordcoreani come esuli, quindi non li riconosce come dei fuggitivi di guerra, come dei perseguitati, e quindi se vengono beccati vengono rimandati in Corea del Nord, e indovinate un po' cosa succede se vieni reimpatriato in Corea del Nord: c'è la pena di morte immediata. Quindi questa è la situazione, però tutti devono passare dalla Cina e cercare di raggiungere paesi democratici o le ambasciate sudcoreane. È un'impresa impossibile, vi posso assicurare che leggere questi libri sembra quasi di leggere una novel, non delle storie realmente accadute ma delle fiction, perché sono talmente assurde, talmente allucinanti che sembrano un film, e purtroppo non lo sono. Io vi consiglio, il primo è Paradiso numero 3, che è appunto la storia di uno dei vari fuggitivi, ed è una storia che è più light rispetto alle altre, nel senso che lui comunque vive in una condizione di semilibertà, nel senso che comunque non è in un campo di lavoro, non è in un campo di prigionia, soprattutto i nordcoreani non hanno mai ammesso esistere, ma che vi dirò esistono, poi vi faccio vedere perché, e di come lui sia riuscito, lei della sua storia, di come sia riuscito a raggiungere la Corea del Sud. Ma ancora più interessante secondo me, ed è questo il mio preferito in assoluto, è La ragazza dei sette nomi, che è stato scritto da Yan Seo Lee, che è il suo nome attuale. Perché si chiama La ragazza dei sette nomi? Perché negli anni che necessitano alla ragazza per raggiungere la Corea del Sud, anni non mesi, cambia per ben sette volte nomi. Quando si legge questo libro, c'è anche la sua foto se volete, quando si legge questo libro davvero si ha l'impressione di leggere un romanzo. Anche lo stile di scrittura è molto romanzesco, ma quando tu il tuo cervello pensa che quello che stai leggendo è realtà, c'è da impazzire, perché i soprusi e l'orrore che devono subire i nordcoreani che fuggono è assurdo. Lei è stata anche abbastanza fortunata perché conosceva il cinese, non vi anticipo più di tanto perché altrimenti comunque è spoiler, anche se è una storia vera, però lei ha avuto la grandissima fortuna di avere un papà che le ha insegnato il cinese in anni non sospetti e che poi le ha salvato la vita. E vedrete perché. Io questo ve lo consiglio, ragazzi, veramente dal più profondo del cuore. Dovete leggerlo, perché quando noi pensiamo ai disagi, alla bruttezza che nel mondo c'è, noi non abbiamo neanche la percezione dell'1% di quanto realmente brutto possa essere il mondo. E quello che queste donne e persone in generale devono subire è orrendo, orrendo. Quindi davvero leggetelo. Un altro libro ancora è Fuga da Campo 14. Perché questo libro è il più particolare? Il più particolare perché gli altri sono scritti, cioè gli altri libri di esuli, ce ne sono tantissimi altri, non li posso affrontare tutti in questo video, però i tantissimi libri di esuli sono di persone che comunque nascono in una condizione di semilibertà. Cioè loro, ovviamente nessuno è libero in Corea del Nord, però nascono in alcune città, vivono nella realtà urbana e quindi si sanno districare in un certo modo. Lui invece, il cui nome è Blaine Arden, è il colui che l'ho intervistato, quindi non mi ricordo, Shin Dong-yuk, è nato nell'82, oltretutto è un ragazzo dell'82, e lui è nato non libero, lui è nato in un campo di prigionia. Questo soggetto è l'unica persona vivente ad essere fuggita da un campo di concentramento, chiamiamoli per quello che sono, li chiamano campi di lavoro o campi di rieducazione, ma sono campi di concentramento, lo vedrete qua quando lui racconta la sua esperienza, sono campi di concentramento, è riuscita a scappare da un campo di concentramento dalla Nord Corea, l'unica persona che esiste a noi, è l'unica testimonianza di una persona viva che ci ha parlato di come si viva
e di come è fuggito da un campo di concentramento nordcoreano. È una storia pazzesca, anche perché, e qui non è la sede di discuterne perché è un discorso lunghissimo, vi dico che ci sono delle persone in Nord Corea che in base alla propria discendenza familiare nascono e vivono per tutta la loro vita nei campi di concentramento, non ne potranno uscire mai. Se sono stati per esempio figli o nipoti di persone che hanno combattuto per gli americani nella guerra di Corea, automaticamente sono e vivranno per sempre in quei campi. Quindi immaginate l'orrore che la gente deve vivere, e questo libro lo racconta, è l'unico libro esistente al mondo che vi racconta quella realtà lì, quindi leggetelo assolutamente. Passiamo a un altro tema ancora. Se volete avere un'idea di come si vive in Corea del Nord, questo qua è un libro fotografico che si chiama A Weekend in Pyongyang, Nord Corea. L'ho comprato a Seoul, quindi non so se facilmente si trova, però è scritto in lingua inglese e coreana, quindi magari si trova. In realtà non è un libro di lettura, è un libro meramente fotografico. È un libro che è di sole fotografie con le didascalie allegate, però è estremamente interessante perché ti dà l'immagine dell'altro lato. Cioè, se voi leggete quei libri che vi ho appena fatto vedere e poi vedete queste foto, c'è una disincronia totale fra quello che vi ho appena detto e fra quello che vi sto mostrando. Perché queste foto sembrano quelle di un paese normale, di un paese comunque che ha una sua identità, che ha una sua vita. Però in realtà a Pyongyang, cioè nella capitale, vive soltanto l'elite. E quando voi andrete a visitare, se lo farete, la Corea del Nord, quello che vedrete è solo questa realtà. È la realtà di un'elite estremamente fedele al partito che ha la possibilità di vivere nella capitale, dove la qualità della vita rispetto a quello occidentale è bassa, ma chiaramente è di un altro pianeta rispetto al resto del paese. Quindi questo è un glimpse, è uno sguardo, una finestra appunto sul mondo di come si vive nella capitale e di quello che dovrebbe essere la vita normale di un paese, ma che in realtà è la realtà, la verità è qui, in quei libri lì. L'ultimo libro che vi riporto è questo qua. Pyongyang, l'altra Corea, scritto da Davide Rossi. Questo libro a me mi ha fatto incazzare da morire e ve lo consiglio proprio perché mi ha fatto incazzare. È un libro che mischia fotografie a una parte invece scritta. Questo Davide Rossi fa parte di un'associazione, adesso non mi ricordo come si chiama nello specifico, italiana, diciamo di quello che resta dei partiti comunisti italiani. E lui cosa fa? Va a fare questo viaggio, questo scambio culturale in Corea del Nord, proprio è un incontro fra schemi di partito, possiamo dire, cioè il partito comunista della Nord Corea che fa questo scambio culturale con il partito comunista italiano, di quello che ne resta. Quello che mi ha fatto incazzare di questo Davide Rossi è che lui non è di Corea del Nord, non ne capisce una mazza. Lui è andato lì e ha raccontato quello che ha visto. Cosa ha visto? Ha visto le parate, ha visto le scuole, ha visto la metropolitana, ha visto l'efficienza e lui dice di quanto bello sia il mondo comunista applicato in Corea del Nord. Il problema è che questo Davide Rossi, quando dice una cosa simile, evidentemente non ha mai letto nessuna testimonianza, nessun libro e nessun racconto né degli esuli, né dei generali che hanno disertato, né di nient'altro. Evidentemente lui è andato lì, ha visto quella realtà e se credi in quei valori effettivamente ci puoi cascare, perché se tu credi in quei valori va bene, io non mi metto a criticare il valore di quello che tu vedi eccetera eccetera, il problema è che non è la verità. Quindi lui fa un'esaltazione prendendo anche per il culo chi non la pensa come lui, chi ha detto che la Corea del Nord è un paese che viola continuamente i diritti umani. Ed è assolutamente privo di ogni dubbio che la Nord Corea viola costantemente i diritti umani. La carestia degli anni 2000 non può essere un'invenzione, non può essere, perché noi davamo i sacchi di viveri, loro ce li chiedevano, ok? Quindi questo libro però ve lo dovete leggere, perché avere sempre la stessa idea è quello che dico sempre, bisogna sempre avere delle idee diverse, vedere l'altro lato della medaglia, e io lo consiglio assolutamente, dopo aver letto questi, leggete questo e fatevi una vostra idea. Bene, io spero di avervi incuriosito perché è un argomento che a me è sempre interessato tantissimo e l'ho sempre continuato ad approfondire e continuerò a farlo. In Italia purtroppo viene pubblicato molto poco e a livello di inglese c'è tanto, però è un po' noioso. Quindi date un'occhiata a questi libri, fatevi una cultura su una realtà che probabilmente non conoscete, non avete mai avuto
bisogni di approfondire, che secondo me invece è molto interessante. Grazie a tutti e alla prossima.